Iniziamo innanzitutto dal tema della giornata Outlook 2015, dove vanno i mercati? Qual è la sua risposta? Tutto dipende un po' dalla divergenza delle politiche monetarie nell'area euro e nell'area americana. Sappiamo che a breve il governatore della Banca Centrale, Miss Yellen, dovrebbe annunciare una politica più restrittiva sui tassi americani. Questo influenzerà sicuramente il proseguio dell'anno sui mercati e sull'andamento dei rischi assets. In generale siamo abbastanza favorevoli alla ripresa dei corsi azionari europei, soprattutto in relativo nei confronti degli altri mercati. E siamo ancora positivi sul dollaro, che riteniamo possa raggiungere la parità o sfiorare la parità da qui a fine anno. La politica della Banca Centrale Europea di quantitative easing ovviamente continuerà ad avere i suoi effetti sui tassi europei, che dovrebbero rimanere piuttosto ancorati nella parte bassa del range, in particolare per i paesi core, mentre per i paesi periferici prevediamo un sostanziale restringimento. Dove vediamo ad esempio il decennale italiano andare abbondantemente sotto la soglia psicologica dei 100 punti base. E quanto ci dobbiamo preoccupare invece della Grecia, più nello specifico? Non particolarmente, riteniamo che la Grexit, diciamo, sia uno scenario abbastanza remoto. Fa più spavento forse nel breve il rischio geopolitico legato alla situazione in Russia, dove stanno escalando un po' le tensioni. Sappiamo che i policy makers stanno lavorando per calmare un po' gli animi da quel lato, mentre sulla Grecia riteniamo che le minacce siano sicuramente molto più forti che non le azioni, e alla fine un compromesso storico verrà trovato in quella parte. Comunque in ogni caso la Grecia non rappresenta, secondo noi, un rischio forte di contagio per gli altri paesi ex periferici o periferici dell'area euro. Poi staremo un po' a vedere gli sviluppi. Nel frattempo la ringrazio per la sua disponibilità e un buon lavoro. Grazie.